Io sono emozionato, sono abituato sempre a parlare, ma quando mi tocca farlo a viaggio è sempre una cosa più onorosa per me. E poi in particolare questa sera, che ovviamente per me è una giornata, è un'occasione di gioia, volevo dire, come la prima cosa che provo è quella di, è come se qualcosa che riparte. E ovviamente devo ringraziare le persone, tutte le persone che si preparano questa sera. E poi vi dico la mia parte, perché io oggi non sono niente, non sono né sindaco né consigliere comunale, non faccio parte della fondazione, non faccio parte, praticamente non sono niente. Però sono ex sindaco. Per quanto riguarda l'ambulatorio medico ho avuto un ruolo che è nato anche quasi per una casualità, perché voglio proprio raccontare perché questo ambulatorio medico ha viaggiato. E io mi ricordo così che avevo portato una ragazzina africana al centro radiologico, una ragazzina di 12 anni che, alla quale il medico di base aveva prescritto una RX al ginocchio. Allora quel pomeriggio, non lo so perché, l'ho accompagnata personalmente al Siderno, al centro radiologico, e stavo facendo la fila e poi mi ha incontrato, passava di là, passava nel corridoio il dottore Pinot. E poi mi ha detto, ma tu cosa fai qua? Perché lui era all'epoca presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Rocca. Ero anche preoccupato perché io non avevo votato per lui, avevo votato per la vittoria. Perché come devo dire che, come idee politiche, lui era all'opposto. E io veramente non frequentavo molto l'Assemblea dei Sindaci. Sono andato quella sera proprio per votare per un sindaco diverso da lui, no, per un sindaco con il quale, diciamo, io avevo avuto un feeling molto intenso, così lo ricordo sempre con piacere, il ruolo di Ilario Amendolia per me è come un maestro, come sindaco, no? E andiamo sempre assieme alla regione, perché poi abbiamo anche collaborato come comuni, come mi ricordo con Viage, Paolonia, Stignano, i comuni della Locride Solidale, siamo andati a Roma, insomma ho sviluppato una intensa collaborazione personale, istituzionale, per cui avevo deciso di essere presente. Ero allora, preoccupato che Clino si ricordava di questo, invece no, ho detto, no, cosa stai facendo qua? E allora mi ricordo che questa RX proprio quella sera si è trasformata in una... non finiva mai quella sera, perché in realtà il problema al ginocchio era qualcosa di più importante. E mi ricordo che ho conosciuto il dottore Morabito, che è una persona che non finirò mai di ringraziare per la sensibilità che ha avuto. E poi mi ricordo che io l'avevo presa veramente come una sfida, quella... mi ricordo che all'ospedale di Locri non c'era posto, non c'era... Alla fine il centro radiologico hanno seguito questa ragazzina a Milano e poi anche all'ospedale di Palermo, all'oncologia pediatrica di Palermo, perché era una cosa abbastanza seria. A un certo punto il dottore Napoli, che ancora io non conoscevo bene, ha avuto l'idea così, ma visto che ci dicono che veniamo a casa loro, veniamo perché Viace è casa dei rifugiati. Devono, in quel periodo tutti dicevano che però devono andare a casa loro, devono sì la solidarietà, però a casa loro. Dottore Napoli, mi ricordo quando
inaugurammo quell'ambulatorio medico che era praticamente l'ex guardia medica del comune di Viace, era proprio sotto il municipio quell'ambulatorio, ha detto le prime parole: siamo venuti a casa loro per fare quell'ambulatorio. E io ricordo che quando facemmo la convenzione avevo sollecitato di non fare una discriminazione all'incontrario. Quale? Quella di tenere conto che a Viace fare un ambulatorio per accedere così a un servizio così importante, visto che nelle Locre ci sono queste, è vero che l'ospedale di Locre, è vero che alla fine la sanità sempre abbiamo visto come cittadini che si è ridotta, i servizi, i reparti, e c'è questa situazione veramente, prima c'era Siderno, c'era Chiaravalle, alla fine rimane solo l'ospedale di Locri, però con i reparti che non funzionano, che ogni anno dopo anno sempre la popolazione ha avvertito, della Locri ha avvertito proprio questo vuoto in un settore che è fondamentale per la vita sociale, per i problemi veri dei cittadini. E allora mi ricordo che io avevo puntualizzato: facciamo questo, il comune per noi è una questione straordinaria, perché c'erano tantissimi rifugiati in quel periodo della Viace, ma dobbiamo anche in questa convenzione inserire che le possibilità anche per le persone di Viace. Mi ricordo che c'è stato un attimo così di indecisione, però poi qualche giorno dopo mi hanno chiamato e hanno detto sì, facciamo, mi ricordo che mi chiamato il dottore Napoli, facciamo anche per le persone di Viace. Allora ho detto io, per me questa come una importante opera pubblica, meglio che a costo zero. Alla fine io avevo preso solo come comune l'ex guardia medica, che poi come comuni noi c'era anche un altro problema, che in quel periodo stavano tentando di chiudere anche le guardie mediche. E mi ricordo quando siamo riusciti a mantenere la guardia medica, anche in quella circostanza, io ho detto meno male che a Viace, perché stavano chiudendo le guardie mediche. E allora quando quelli del centro radiologico, dottore Napoli in testa, io non finirò mai di ringraziare per la sensibilità e anche per il contributo che hanno dato alla popolazione di Viace e del mondo, poi la dottoressa Multari, il dottore Plumfio e ovviamente il dottore Pinò, tutti quelli del centro radiologico, anche la dottoressa che si occupa la ginecologa, la psicologa, hanno fatto un servizio veramente speciale. Mi ricordo che il dottore Tunfio ci portava pure i giochini per i bambini che viaggia lui, e un giorno io l'ho ringraziato e ho detto: guardi che sono io che devo ringraziare, perché come sono in pensione io riscopro la mia missione da medico, e per me questa è una questione, diciamo, senza un corrispettivo, senza essere pagati, anche questo è una cosa straordinaria, perché è vero la sanità, i problemi, però dobbiamo ammettere anche che nessuno lo fa senza essere pagato, anche quando ci sono le grandi problematiche familiari, che le famiglie non hanno la possibilità, però sulla sanità bisogna sempre pagare. Allora quando hanno detto che vale anche per le persone di Viace, per me è stata una questione veramente come comune straordinaria. E anche vi dico, oggi vi dico, io non mi ricordo per quanto riguarda la videosorveglianza, mi hanno accusato, ma secondo voi è più sicuro una comunità quando c'è un presidio medico come volontariato molto professionalmente qualificato? Abbiamo capito poi che i medici che venivano a Viace erano dove operavano. Pensate, la dottoressa Multari, ad esempio a Locri, ha curato mio papà quando negli ultimi periodi della sua vita, e ho visto io con quale professionalità, con quale sensibilità sono venute le persone migliori a Viace. E quindi, come devo dire, un'occasione veramente straordinaria per la comunità a un costo zero. Io non sono mai entrato in polemica, da quando sono ritornato a Viace, settembre 2019, perché prima non potevo tornare a Viace per la mia vicenda giudiziaria, non ho mai detto una parola di rivendicativa o di rancore, ho voluto veramente evitare di metterla sulla polemica, perché
il turno di questa amministrazione, però veramente io ho pensato come cittadino, quando il dottore Napoli mi ha detto che c'è una lettera per Gimuel per dire dovete andare via da quel luogo, da quell'ambulatorio, per quella motivazione, per dare la priorità al commissario liquidatore, quindi ad una dimensione così burocratica, si è data la priorità ad una dimensione strettamente burocratica che non c'entra nulla con la cittadinanza, a discapito di un servizio così fondamentale, così importante. Io penso che la sicurezza non è la videosorveglianza, ma è più avere questo ambulatorio che alla fine serviva per tutta la comunità. E ecco perché questa sera sono veramente contento, perché pur non essendo istituzione, ma volendo continuare, perché alla fine non è che siamo in un contesto dove ci deve essere come una dittatura, che non possiamo fare nulla, come cittadinanza attiva. E così nasce questa volontà, perché ho capito che quelli del centro radiologico, dottore Napoli in testa, l'hanno fatto come un fatto di principio, perché c'erano richieste che provenivano da altri paesi, mi raccontava il dottore Napoli. Alla fine abbiamo trovato, loro volevano continuare questa esperienza a Riace, e abbiamo individuato un locale, e grazie anche alla Fondazione Sapiento che praticamente ha contribuito alla realizzazione, diciamo, come raccolta fondi per fare quello che era necessario per rendere per adeguare un locale che prima era, vi dico, una salentiameria. Avete visto stasera come ci sono tutte le attrezzature, questo io penso primo passo, non che c'è nella prospettiva chissà che cosa di voler raggiungere, già quello che è fatto questa sera che sarà il futuro, anche perché questo ve lo voglio dire, la mission dell'accoglienza a Riace nel villaggio globale non si è mai interrotta, perché loro pensano, anche quando è venuto a Riace l'ex ministro degli interni, che rappresenta ovviamente un pensiero di una, è un'idea di società disumana, pensava che Riace oramai era incamminato verso una dimensione dove il suo partito detta le condizioni, intanto nel villaggio globale non è venuto, perché siamo dove c'è la riunione degli scarti. Io sapete, ho detto prima al dottore Bartolo, che è una delle persone che amo molto, sono emozionato questa sera quando l'ho incontrato da vicino, e sono stato a Lampedusa due o tre volte, però non ci siamo mai incontrati, però lo ammiro per quello che è la sua esperienza come medico al servizio dei rifugiati, che è così come uguale per me. Non è che, come mi è capitato a me, la mia esperienza così, io ho incontrato una mission della solidarietà, dell'accoglienza così, dopo uno sbarco, non è che l'ho cercata sulla carta, per fare. Quando la incontri, quando conosci le persone, quando non è lo stesso che parlare e che, come devo dire, di dire stupidaggini, spesso si dicono stupidaggini senza avere vissuto, solo teorizzando. Alla fine, quando tu incontri le persone, ti prende come al dottore Napoli per l'ambulatorio medico, con questa idea di essere solidale, a me è uguale. Quando tu conosci, hai a che fare con le persone che vengono e sono in fuga dalla disperazione, che non hanno nulla, allora alla fine ti senti uno di loro, ti senti, e questo mi ha portato a costruire così la mia esperienza, diciamo, come sindaco, attorno
a questa dimensione. Io, per me non è stata più la stessa cosa. Io dovevo fare questo racconto alla televisione. La storia di Biagi è andata oltre appunto perché attorno a questo che è stato il dibattito su cui si sono praticamente il dibattito centrale della politica italiana, forse europea, forse mondiale. Questo piccolo problema dell'immigrazione diventa il tema globale e una piccola comunità aveva dato indicazioni in cui appunto c'era questa priorità umana e tutte quelle stupidaggini che ci sono state e hanno raccontato. Io ho detto, e ve lo dico come, questo ve lo voglio dire come persona del sud italiano, calabrese, abituati a non avere pregiudizi, a guardare le persone con fierezza, non può comprendere chi non vive questa dimensione così, anche storica. E quando ci sono queste forme di discriminazione, quando ci sono queste paure, allora vuol dire che ci sono tanti medici qua, li chiamano disturbi del comportamento. Se una persona senti che ti ha fatto niente, tu ti metti paura, vuol dire che non sei una persona, c'è un disturbo del comportamento. Questo partito della Lega è una sommatoria di disturbi del comportamento, perché loro sono una aggressione. Non voglio una vendetta, non voglio come una vendetta. Non sono abituato, non mi piace questa cosa, oppure come essere, parlare così con un atteggiamento così di negativo verso le persone. Voglio giustizia, perché io lo so, io non è che ero sindaco solo per firmare come parte meccanica, queste persone come Becky Moses, io non è che sono parente, però non posso stare zitto proprio per rispetto di lei, della sua umanità e rispetto di quanti ancora oggi devono subire quelle umiliazioni in quelle condizioni così di degrado ambientale, di degrado umano. Ecco la storia delle persone che arrivano per cercare la vita e trovano la morte, e quando arrivano, è perché probabilmente bisogna anche comprendere che dietro quel viaggio non c'è un viaggio di fare vacanza o turismo. Io questo l'ho imparato come sindaco, con loro. Non è che sono contenti che intraprendono questi viaggi, sono viaggi obbligati da ingiustizie che si vivono nel mondo.